Intanto buongiorno, benvenuti. Non siamo in tanti, ma d'altra parte io non ho scritto anche solo invito, un invito autogiustificativo. Dicevo che noi alpinisti il sabato facciamo altro che il convegno di solito, e quindi tutti sono sentiti autorizzati a fare altro e non il convegno, evidentemente. Comunque mi fa piacere trovare, io sono presidente della SAF, mi chiamo Enrico Presighelli perché lo conosca. E oggi abbiamo la conclusione di, diciamo che il convegno è un appuntamento istituzionale che facciamo ogni anno. Dopo il convegno c'è l'assemblea che faremo alla chiusura dell'anno effettivo proprio, e quindi sarà il primo del prossimo anno. In dicembre presenteremo l'Inalto, che come ogni anno è una tradizione ormai. Siamo andati al numero 102, la SAF per fortuna gode di buona salute, nel senso che dal punto di vista sia finanziario che umano abbiamo aumentato il capitale, se vogliamo dire. Quest'anno siamo a 2600 iscritti, me ne mancano 4, 2596, ho cercato il circuito che 4 ore è stato perso, ho detto che loro non si iscrivono, aspetto il prossimo anno, cosa devo fare? Quindi il prossimo anno salgo probabilmente nel 2600, almeno spero. Ecco, ringrazio il coro perché il numero ci comincia la nostra riunione con il coro. E ringrazio la relatrice, la dottoressa Cremaschi, Silvana, che è qua, che si parlerà di un tema che sui ragazzi e la montagna, il rapporto ragazzi alla montagna è un buon momento di crescita. Ecco, ringrazio soprattutto il vice sindaco Lorenzo Fontanini, questa volta, ecco, perché io avevo incontrato recentemente il sindaco per la strada e gli avevo detto guarda che mi facciamo un po', devo venire, devo venire, mi interessa di venire. Poi abbiamo verificato che oggi lui non può intervenire, perché hanno organizzato una conferenza stampa per la sua nuova candidatura a sindaco, che è una piacevole novità, almeno per me è una piacevole novità, dopo, ma tanto io sono in Martegna con loro, perché l'ultima volta era qua quando ci ha promesso la palestra di Roccia. Lorenzo Bicherini è un convinto sostenitore di questa idea e quindi a me fa piacere che al sindaco si sostituisca Lorenzo Bicherini per questioni ufficiali di sindaco e poi per questioni umane e personali, perché ci crede in questa palestra, quindi potrà solo ragionare. Ecco, quindi io agli intervenuti grazie al coro, quindi buon convegno. Speriamo di non, ecco, erano invitati anche un po' di ragazzi. Ecco, per la prima volta quest'anno le premiazioni saranno fatte per i 25 anni di Bollino, e quindi ecco, per i 50 anni di Bollino, che sono un'unità, però la SAF ha 150 anni, quindi non c'è un dato importante, perché sono 150 anni che alcuni volontari si sono conoscati per andare avanti questa cosa. E 150 anni sono tanti, quindi abbiamo i soci di 50 anni che ovviamente sono pochi, e poi abbiamo i ragazzi per il primo anno, io spero che dentro la collezione, perché avremo i ragazzi che si sono iscritti quest'anno e che hanno meno di 10 anni, abbiamo messo qui una soglia di 10 anni perché sapevamo che era un numero sufficiente, e quindi questa è una novità di quest'anno. Io spero che diventi una tradizione, perché è importante il futuro, è importante il passato chiaramente, ma è molto importante il futuro, perché se vediamo un premio a loro fra 25 anni che lo diamo, non c'è nessuno. Ecco, è un punto problematico. Va bene, vi saluto e io passo la parola a Lorenzo Michelini, vice sindaco, che ci fa un inizio di saluto all'amministrazione, che devo dare atto, sempre stata nostra amica, ci ha sempre rispettato molto bene, ci ha aiutato in tante cose.
tante, qualcuna non c'è stata proprio puntualissima, ma posso dire solo che avete questa realizzazione. Grazie Loris, se vuoi partare con il diritto di saluto e ti prego di parlare della palestra. Ecco. Buongiorno, grazie Presidente, ci tenevo veramente a partecipare oggi in sostituzione del Sindaco, perché veramente ho sempre avuto da alcuni anni la grande convinzione di portare avanti questa palestra di Roccia che secondo l'intenzione del Presidente e anche di tutti noi è quella di rendere una palestra, diciamo, ai massimi livelli, cioè dove si possono fare tante cose e soprattutto che facciano da catalizzatore a un mondo che è sempre più aperto, sempre più propenso a sviluppare le attività sulla montagna, sulla natura, su tutto quell'ambiente che voi sapete meglio di me ormai sta diventando sempre più qualificato. Ecco che noi siamo partiti, intanto vi ringrazio tutti della presenza, il coro e tutti i soci, sono 2600, sono veramente tanti, ed sono in aumento, no? Sì, speriamo, per il momento sì. 1964, guardavo prima, 150 anni, il prossimo anno, è chiaro che è un impegno non da poco. Saluto anche la dottoressa Grimassi, la conosco da poco tempo, che si attiva. Ecco, quello che volevo dire è una cosa molto importante, che voi sapete, per fare una palestra di roccia, come, non so se voi avete visto il progetto redatto tra l'altro dallo studio Grie, sono appassionati della montagna, appassionati. Quando abbiamo dato l'incarico per redigere il progetto di fattibilità, un'opera si compone di tre progettazioni, con le relative gare, eccetera, eccetera. Il primo progetto è quello di fattibilità. Cosa vuol dire? Vuol dire mettere insieme un po' tutte le esigenze e creare i presupposti per poi progettare quello definitivo esecutivo. Però già dal progetto di fattibilità capisci dove vai, cosa vuoi fare, se puoi farlo e soprattutto quanto costa. Il progetto di fattibilità, stupendo veramente, che quando ce l'hanno presentato mi sono messo quasi a piangere, perché prevede intanto il posto, è qui dietro, quindi appena completato, poi tra l'altro anche la viabilità interna dell'ex caserma Osoppo, avrà anche tutta una serie di parcheggi, tutti i 600 tra queste cose, quindi tra l'altro lì vicino ci sarà, oltre alla palestra di roccia, anche alcuni campi sportivi, per esempio quello di pallavolo, pallacanestro, eccetera, all'aperto. Qui ci sarà anche una palestra al chiuso, che è una palestra vera per varie attività polifunzionali, diciamo. Quindi sì, anche la palestra di roccia rientra in quella che è la, diciamo, la distribuzione all'interno della ex caserma. Però dicevo, cosa si compone? Questa palestra si compone di intanto tre arrampicate che sono divise a secondo anche quelle che sono poi tre anche discipline olimpiche, perché il progettista ha anche avuto i contatti con la federazione, con la federazione nazionale, per fare in modo di non sbagliare, cioè di fare una palestra, una struttura che sia compatibile con tutte le esigenze sia agonistiche, sia
diciamo, amatoriali e via dicendo. Quindi tre belle, diciamo, arrampicate con le tre discipline olimpiche, con tutto quello che concerne, quindi praticamente poi spogliatoi, sala riunioni, per la didattica. Anche per la didattica, no? Per la didattica, sì, l'ostra, per i ragazzi, per, che sono gli studenti o i ragazzi, eccetera. Poi ci sarà anche un'area dove si potrà anche un bookshopping così chiamato, poi ci sono gli spogliatori, vi ho detto, le sale riunioni ovviamente, tutto. E soprattutto anche all'esterno, un'arrampicata all'esterno, in modo tale che si può anche, sapete che ci sono 20 metri, no? Della, diciamo, dell'arrampicata, no? Proprio per disciplina. Non potendo superare un tot di altezza per le normative urbanistiche, si parte da meno 6, però approfittiamo anche di questo meno 6 per poter fare all'interno della, diciamo, della struttura anche tutto quello che sono i magazzini, poi che possono essere necessari, gli archivi, tutto quello che rientra anche dalla società, immagino che ci siano tante pubblicazioni da mettere, eccetera, eccetera. E all'esterno viene creato, perché mi piace moltissimo, una specie di anfiteatro, sì. In modo tale che, non so, si possono fare anche, per esempio, delle proiezioni poi anche estive, no? Dei film, manifestazioni culturali di vario tipo. Ecco. E quindi, diciamo, interno e esterno, no? Anche questo, come era una volta in Grecia o no? Cosiddetti anfiteatri, no? Dove si partecipa, si potrà fare anche proprio esatto. Se questo parlare di libero che esce dalla terra, così inclinato in 15 gradi e va su 12 metri fuori terra, sì. E cui le vie di arrampicata sono sia all'interno, sia strapiombanti che verticali, che appoggiate, e che all'esterno, perché all'esterno abbiamo tutto il problema dei lavori di fune, delle esercitazioni, del fuoco, di chi opera in fune. Perché invece una palestra anche poi funzionale, da questo arrampicata per giustificare l'investimento, perché parliamo di investimenti di oltre 3 milioni. Adesso devo anche su questo. No, perché poi questo discorso abbiamo coinvolto la regione, no? In modo tale che ci dessero anche i finanziamenti. Il progetto di fattibilità prevede 3 milioni e 200 mila euro, poi con, sapete adesso gli aumenti dei prezzi, eccetera, eccetera. Andiamo a 3,9. Allora ci mancherebbe 1,9 milioni, perché la regione ci ha dato 2 milioni. Adesso abbiamo fatto la richiesta anche come comune nell'ambito della concertazione di avere, noi abbiamo chiesto 1,9 milioni, poi vediamo cosa ci danno e se no dovremo metterlo come comune in qualche maniera, perché dobbiamo arrivare al progetto definitivo esecutivo. Con il, l'abbiamo ben descritto, anche perché lì potrà essere usata questa palestra anche per tutti i corsi che dovranno fare i visite a fuoco, che adesso stanno andando da altre parti a fare. Poi tutti i settori delle imprese artigiane, ad esempio, per avere i brevetti, ovvero l'attestato che ha delle impalcature, che deve avere dei corsi, eccetera, eccetera, adesso stanno andando in altre parti. E potrebbero essere usate anche all'interno e all'esterno proprio questa palestra. Inoltre ci sono anche la possibilità poi per chiunque di poter accedere a livello societario. Cioè, abbiamo anche richieste, per esempio, di imprese di un certo tipo che hanno la necessità di fare delle esercitazioni, ma soprattutto fare in modo che i propri addetti possano essere in grado di fare determinati lavori e lavorazioni. E quindi tutto questo messo insieme fa sì che il progetto stia in piedi per tutti, diciamo, no? A livello, e sarà una palestra diciamo, di carattere nazionale, io credo, perché poi verranno probabilmente anche dall'Austria, dalla Slovenia, da tutte le gare anche internazionali. Internazionali. E quindi, ma quello che è la cosa più importante è soprattutto divulgare anche messaggio ai ragazzi, no? Ai studenti, ragazzi, appassionati, giovani, in modo tale che si avvicinino. Quello che mi piaceva dire era che all'esterno, in questo benedetto anfiteatro,
si potranno fare anche delle proiezioni di film, per esempio, no? Di documentari, per esempio, sulla natura, su tutte queste cose, in modo che tutto insieme fa in modo che ci sia una correlazione. Andiamo sui costi, che la nota è un po' dolente, no? Come vi dicevo, ci mancherebbero questo 1.900.000 che adesso abbiamo chiesto alla regione, vediamo nei prossimi mesi cosa succede. Certo che dobbiamo andare a fare il bilancio anche se non abbiamo ulteriori soldi alla regione, dove mi servono noi. Adesso c'è un altro problema che è uscito con la... con l'aumento caro energia, ovviamente ci ha un po' bloccato e quindi stiamo ancora vedendo. Però quello che è importante è che noi siamo avviati e determinati. Quindi ringrazio il Presidente che c'è stato tanto sotto e che quindi sicuramente magari ha dato un colpo di grazia, perché in un certo senso la volontà di farla c'era. Però poi bisogna anche mettere insieme la volontà, no? Proprio la determinazione, e quello che poi sarà la gestione, che non sarà una cosa semplicissima, no? Per esempio che ci sono dei costi, no? Riscaldamento, questo, quello, e quindi bisognerà trovare una soluzione anche su questo. Però se la vediamo dal punto di vista veramente effettivo, proprio in questo luogo, in tutto il suo insieme, quello che è poi anche... perché qui nella ex casella gioco ci sarà prevalentemente un impianto di tipo, diciamo, sociale e sportivo, però ci sarà anche, ci saranno delle abitazioni, ci saranno, c'è il co-housing, c'è la partecipazione del partigianato, che ci sono delle scuole, per esempio è prevista la costruzione anche di una scuola materna con nido, di Adige, dove anche lì siamo sui 5 milioni circa, però questo è importante perché tutto insieme fa sì che aiuta un po' a creare quello spirito di collaborazione all'interno di un quartiere importante e molto numeroso. Sulla quindi fattibilità ci siamo, adesso dobbiamo fare la copertura finanziaria e poi fare la fase progettuale finale e iniziare i lavori. Ovvio che, si diceva prima, tempi, no? I tempi adesso sono un po' scadenziati perché sono un po' legati tra di loro. Io conto che il prossimo anno si concluda la fase di progettazione e poi si inizi, forse anche prima, speriamo, a realizzare, a costruire. Nel frattempo stanno completando tutta una serie di lavori all'interno della caserma. Io credo di aver detto un po' tutto, o no? Forse troppo. Grazie. La prossima volta che io vado a cena fuori, lo porto con me, perché ogni volta che vado a qualche parte mi chiedo la palestra di Roccia. Scusami però, perché pochi sanno, solo chi ha un po' pazzicato in politica, ha fatto l'assessore, l'ho fatto anch'io, sa quali sono i tempi dell'amministrazione, no? Perché noi decidiamo di fare una cosa, la facciamo, qua ci vogliono 3 progetti, 4 appalti, 5 gare d'appalto, e dopo gli anni si dilatano, no? Io spero che con la mia presidenza di vedere pieno contratto per fare una cosa, spero soprattutto che sia loro a farla, perché se la merita, sia questa giunta. Ma noi ci crediamo veramente, guarda. Lo so. Tanto che prima che ci abbiamo bisogno di determinazione, non mi manca, continuerò a mettercela. Io credo che se tutti insieme riusciamo anche, ecco, volevo chiudere dicendo che ci deve essere un aiuto collettivo, no? Perché tutti dobbiamo spingere, certo. Tutti dobbiamo spingere, perché ho notato che qualche volta, sai, vai avanti tu io magari forse un po' ti seguo, invece su questa cosa qua dobbiamo far già capire che è un qualcosa che riguarda non il comune, non la provincia, riguarda proprio a livello siamo regionale e oltre. Siamo 2600 soci, prometto che ci faremo sempre. Ecco, questo che anche noi abbiamo bisogno un po' di supporto, di certo. Supporto morale. Andate nel bisogno di generazione. No, quello come a questo punto. Ecco.
la parola al Ministro. Grazie. Iniziamo con l'inno del CAE, che è la Montanara. Yeah.
Proseguiamo ora con un brano classico che è Signore del Cielo in Libera. Oh.
prima dell'ultimo brano lasciare la parola all'amico Sello, benvenuto. Sì, solo che purtroppo non ho saputo venire. Oh, andiamo alla notizia lo stesso, perché forse penso che c'è comunque una cosa piacevole. Questo è l'inno della società Alpina Colorama, fatta su richiesta di Olinto Marinelli, e la scritta, la musica di Arturo Zardini, e le parole sono di Emilio Nardini. E gli eredi Carletti, l'ex presidente del Valignani, per intendersi, le sorelle, hanno deciso nell'occasione che doveva essere oggi, ma purtroppo è premiato da un'altra parte, quindi non potuto, di donare lo spartito originale di Zardini alla società Alpina Friulana. Quindi rimanderemo all'assemblea questo fatto formale, però l'intenzione c'è. Quindi questa era la sorpresa, purtroppo. Noi sappiamo la stessa. Il titolo originale è l'Alpin Furlan, che dopo per molti è diventato alpinista. Grazie.
Visto che parlerà di formazione, di giovani e di montagna. Lascio la parola a lei, mentre parlo io, perché siamo venuti a sentire lei e non per sentire lei. Grazie. Intanto grazie per l'invito. Per chi non mi conosce, sono Silvana Kremanski, mi occupo di bambini e ragazzi da una vita, ho fatto la pediatra e poi la neuropsichiatra infantile per tanti anni, per la giunta, e mi occupavo in montagna, adesso sono un po' più pigra, perché ho fatto la responsabile nazionale degli scout per la fascia di età 11-14 anni, per diversi anni, e quindi ho fatto cose di questo tipo, insomma. Quindi vi metto insieme un po' di pediatria, un po' di neuropsichiatria, un po' di considerazioni su bambini e adolescenti e poi spero che riusciamo a discutere un pochettino. Adesso tengo un po' i tempi. Allora, due cose sui bambini. Ho qui il testo, ma credo che andremo a braccio, che ci si sente e ci si capisce meglio. Tutti quelli di noi che hanno fatto i genitori, gli zii o i nonni, sanno benissimo che i bambini stanno meglio all'aperto che al chiuso. Succedono delle cose strane quando si sta nella natura con i bambini. Io, la mia nipotina, riesco a addormentarla solo se anche il passeggino e vado in giro nei prati, nei campi, che con la mamma passa a addormentarmi, con la nonna. Questo è il modo per cui riesco con più facilità ad addormentarla. Ma tutti noi sappiamo che portare i bambini in un prato e lasciarli andare, muovere, correre, giocare, è veramente un elemento che li aiuta, li tranquillizza. Ma ci sono dei motivi neurofisiologici per questa cosa. Intanto l'altitudine, poi i pediatri di un tempo facevano del terrorismo sul fatto che i bambini piccoli non vanno portati sopra i 1000-1500 metri. In realtà adesso si dice che si possono portare anche più in alto, con l'attenzione al percorso, perché i bambini non hanno un meccanismo che noi adulti abbiamo senza accorgerci, che è la manovra di Valsalva. Cioè quando noi saliamo velocemente, deglutiamo, facciamo questa manovra e in questo modo liberiamo le tube, il tubino delle orecchie e quindi aiutiamo a far sì che la pressione interna e esterna sul timpano sia uguale. I bambini questa roba non riescono a farlo autonomamente, quindi i bambini possono essere anche portati in montagna, diciamo fino ai 2 anni, fino ai 1500, poi un po' anche più su con qualche cautela, bisogna fargli fare questa manovra, siccome dirgli deglutisci un po' difficile un anno, il biberon e il ciuccio sono perfetti. Per cui fare qualche sosta, farli bere, fargli ciucciare, è una cosa che aiuta e in montagna ci possiamo andare. Ma il cambio di altitudine e il cambiamento di quantità di ossigeno, di percentuale di ossigeno nell'aria, fanno sì che migliori la circolazione vascolare, vale anche per gli adulti in verità, quindi va bene anche per noi, e arrivi più ossigeno al cervello. E questa cosa favorisce anche la crescita e la nascita dei dendriti, delle ramificazioni del cervello. Quindi nel bambino piccolo, in cui il cervello ha ancora in formazione, sicuramente questa è una grande cosa. Per noi comunque male non fa a tenere attivi quei pochi neuroni che restano anche dopo la mia tenera età. In più,
questa vascolarizzazione aumentata aumenta una cosa che si chiama BDNF, che è il fattore di trofico positivo sul cervello, e fa sì che il cervello riesca a lavorare meglio. Allora, l'esperienza che noi abbiamo su bambini piccoli, poi cerco di stringere perché ci interessa forse di più parlare di adolescenti, è che i nostri bimbi sono un bambino e tanti adulti, un bambino un po' che comanda e guida il traffico, che decide lui cosa fare, quando fare, quando mangiare, quando vedere la tele, quando usare il telefonino, che se prende un libro comincia a far così per aprire le immagini, che quindi ha moltissimi stimoli visivi, parecchi stimoli uditivi, possibilmente molto violenti e veloci, e molto pochi stimoli di movimento. Allora, quando un bambino, ma anche un grande, sta davanti a un film d'azione, ma anche noi lo sperimentiamo, se guardate i vostri nipotini e figli lo vedete subito, ha bisogno di muoversi in modo sincronizzato a quello che succede nel film. Questa cosa è la famosa teoria del neurone specchio. Cioè, se io vedo una cosa, il mio cervello si attiva come se la stessi facendo io. Allora, il problema è che noi mettiamo i bambini a vedere Bud Spencer e Terence Hill, per un esempio, o i cartoni, magari anche quelli un po' più violentini, ma gli chiediamo di stare fermi seduti tranquilli sul divano. Lasciamo che intanto corrono intorno al divano, facciano a pugni tra di loro come vedono nel film, eccetera, eccetera. Devono stare buoni, fermi, tranquilli. Cosa succede? Che il cervello si attiva come se io dovessi muovermi, il corpo non si attiva. Allora, nei cinema, che non sono scemi, hanno capito che questa cosa succede anche agli adulti, ci riforniscono di grandi maschere di popcorn. Perché dobbiamo pur usare la tensione al movimento che le immagini e i suoni ci attivano. E quindi lo sfochiamo così. Ai bambini diamo la merendina, quando dobbiamo tenerli fermi davanti alla televisione a vedere robe di azioni, ma non fare, l'unica roba è sfogare muovendo qualcosa, quindi in questo caso muovendo le mandibole, la scena le mandibole, o mangiandosi le unghie, o diventando iperattivi. Che cos'ha di diverso la montagna? Che io sono in un ambiente con meno stimoli violenti, sia visivi che uditivi, ma con degli stimoli, che mettono in situazioni di pace e tranquillità, questo l'abbiamo sentito, lo sentiamo quando ci andiamo, ma che fanno vivere concretamente attraverso il corpo le esperienze che si vivono. Finisco sui bambini, ricordatevi la storia del fare deglutire ma portarli anche in alto, di fare delle soste se si va molto in alto, e man mano che aumenta l'età andare. La seconda cosa è che i bambini in montagna camminano, ci sono dei bambini che camminano come dei treni e vanno via tranquilli, altri che hanno bisogno che gli raccontiamo che ci sono gli gnomi, con i miei figli, dicevo prima, dico che sarà un po' autobiografica, uno dei percorsi classici era arrivare a De Gasperi e lì c'erano tutte le storie, tutte le radici, gli gnomi, le caverne, le pietre preziose, e questi andavano e cercavano tutte queste cose. Siamo tornati recentemente, adesso che hanno 30 anni, ed è pieno di gnomi. Ma allora era vero, sono venuti fuori. Gli gnomi della nostra infanzia c'erano. Ma questa roba gli è rimasta in testa, che su quel sentiero lì ci sono gli gnomi. E quindi dobbiamo poi inventare il modo, no, di rispondere ai loro bisogni. I bambini hanno bisogno di guardarsi intorno, di esplorare, di raccontarsi loro le storie mentre vanno in montagna. E molti di loro hanno bisogno di avere un amico con cui camminare, perché i nonni, i genitori sono simpatici, carini, ma sono quelli che poi li prendono sulle spalle e li portano su. Se ha un amico diventa tutto molto più vivace. L'ultima altra roba sui bambini è che anche il dare dei comandi è diverso rispetto a casa. Se io dico a un bambino a casa, stai seduto lì, stai fermo lì, fai questo, questo non capisce tanto perché. Ma se sono su un sentiero di montagna, per quanto non andremo a cercare sentieri pericolosi con i bambini piccoli, ma anche fino all'età scolare, insomma, però se gli dico assolutamente devi camminare in questo modo, devi avere gli scarponi ben allacciati se sei in discesa, devi stare dalla parte a monte e non dalla parte a valle, attento quando cammini, non andare mai avanti che io ti perda di vista, questa cosa responsabilizza, fa capire perché bisogna in qualche modo stare alle regole e obbedire, e rende anche un po' più responsabile. Ultima altra cosa è i bambini possono portare anche uno zainetto. Noi genitori siamo sempre molto protettivi e non glielo facciamo fare di solito. La regola è che deve essere il 10% del peso corporeo, per cui diciamo che un chilo di zainetto basta per i bambini, 10 kg, anche fino ai 15-20, insomma.
e poi aumentiamo progressivamente senza però dare uno zaino che sia più del 10% del proprio peso quando facciamo escursioni di questo tipo, appena lì avere poi qualche problemino di schiena, di gambe, di altre cose di questo tipo. Mi fermerei sui bambini, anche se ci possono essere tante altre cose da dire, e passerei sugli adolescenti. Siamo partiti su i bambini, li stiamo allevando un po' in batteria, tenendoli fermi, facendogli vedere, dandogli anche tanti stimoli, tanto affetto, cioè non è che diciamo in dei tempi passati, per tante cose è meglio adesso, i bambini crescono bene adesso, però crescono bene con qualche limitazione proprio di tipo motorio che invece la natura ci permette di fornire. Adolescenti, allora, per gli adolescenti, preadolescenti e adolescenti, scuola media, superiori, l'elemento fondamentale che caratterizza l'adolescenza, noi diciamo, è che il corpo fa rumore. Cioè il corpo di un preadolescente o un adolescente è una roba che non si sa bene dove mettere. L'esempio che noi diamo di solito è l'adolescente come un millepiedi che si sta arrampicando su un albero. Però un millepiedi che pensa a quale piede sta muovendo e quindi dopo un po' si attorciglia e cade. Perché o io vado via liscio, e i bambini di solito con il loro corpo non d'accordo, per cui possono andare lì, perché se sei un po' più grasso, un po' più magro, poi meno male, il bambino non si piace. In adolescenza invece comunque non sa cosa farsene del corpo, gli pare di essere un millepiedi, di essere... Una cosa che ho dimenticato sui bambini è che i nostri bambini sono tendenzialmente obesi e che stare un po' nella natura vuol dire correre, camminare, vuol dire anche smaltire un pochino. Torniamo agli adolescenti, il primo problema è questo del corpo. Il corpo nell'adolescente, preadolescente, è ingombrante, non si sa dove metterlo. Pensate alla fiaba del Brutto Latroccolo. Brutto Latroccolo è esattamente la storia di un adolescente. Io arrivo pulcino, vivo con gli altri pulcini e poi divento così grande, così ingombrante che non posso stare con gli altri, mi sento completamente diverso e me ne vado a stare da solo. Poi diventerò un cigno meraviglioso, ma io non lo so che diventerò un cigno meraviglioso. E se i miei genitori, i miei nonni dicono non ti preoccupare che tra 2 anni sarai bellissimo, io ragazzo mica ci credo. Ecco, allora, l'adolescente è per definizione il brutto anatroccolo. Che cosa fa del suo corpo? Lo utilizza come biglietto da visita rispetto ai compagni, rispetto alla compagnia, rispetto ai gruppi dei coetanei, per essere accettato dal gruppo, per essere simile al gruppo e per non essere attaccabile. Per cui devo essere più nella norma di quanto anche gli altri vorrebbero, no? Devo pesare il tot, devo essere alto tot, devo vestire in quel modo, devo atteggiarmi in quel modo e devo fare e dire le cose che si dicono in televisione o che si dicono nel gruppo dei pari. E la mia preoccupazione di essere accettato passa talmente tanto per il mio corpo che finisco per incorrere con più facilità nei problemi del tipo mangiare troppo, non mangiare niente, essere terrorizzato perché sono piccolo. Io ho avuto in neuropsichiatria tante ragazzine veramente con un problema enorme per il fatto che erano le tappette piccoline, no? Per cui quando poi gli spiegavi che se vanno a fare ginnastica artistica invece che pallavolo basket, magari sono avvantaggiate rispetto alle coetanee, e provi a inserirle in un'attività motoria in cui il loro modo di essere sia positivo, non dico che si risolveva il problema, ma qualcosina si muoveva e cambiava. Il bello della montagna è che posso essere alto o basso e va bene comunque, che posso essere un po' più grosso, un po' più magro e va bene comunque, magari diminuisco anche un po', per cui in ogni caso questo fa piacere. Ma la cosa più interessante è che se io metto i ragazzi in condizione, uno, di muoversi, due, di muoversi in qualche modo con una sfida con se stessi. Enrico diceva bene prima, io sono andato tante volte in montagna, tante volte ho vinto lei, qualche volta ho vinto io, ma la voglia era quella di riprovarci. Ecco, rispetto all'avere un corpo di cui tanto si parla, tanto si mette in mostra, ma poco si usa, un corpo poco competente, l'idea di poter fare delle cose, di sperimentare che le faccio, di sentire che ho dei muscoli che non sapevo neanche che esistevano, questa è un'esperienza che io quando vado in montagna sento tutta, ma anche i ragazzi la sentono, fa sì che il mio corpo non sia più vissuto solo come un biglietto da visita, come qualcosa di esteriore da far vedere, per cui io devo essere bionda, alta, magra, grassa, cosa, a seconda di quello che la moda vuole, o devo essere maccio, tatuato, eccetera, a seconda di quello che la moda vuole. Ma incomincio a vivere il mio corpo come un qualcosa che mi può dare gusto, piacere e soddisfazione perché mi fa fare delle cose. Allora le teorie anche
psicopedagogico, eccetera, parlano delle mani che sanno fare, dei piedi che sanno fare. Allora se io cammino in montagna non è che devo pensare dove metto il piede, dopo un po' è il piede che mi guida. E io mi rendo conto che il mio corpo mi permette di sperimentare delle cose. E questa è una roba importantissima, già solo per questo vale la pena di far andare a camminare i ragazzi in montagna. L'altra cosa è il senso della sfida. I ragazzi hanno bisogno di sfidare il mondo, di fare delle cose fuori dalla norma. Ed è una ricchezza questa. Poi tutti noi vecchietti, dai tempi di Hammurabi, dove c'era una bella tavoletta incisa, che dicevano ai giovani d'oggi, che disastro, rovinano tutto, non credono nei nostri valori, vogliono fare le robe di testa loro, ma questa roba, eccetera, eccetera. Per fortuna. E nell'evoluzione dell'uomo c'è il fatto che l'adolescenza è il momento in cui a livello cerebrale la sostanza bianca si moltiplica moltissimo. Cioè, i primi anni di vita la sostanza grigia, che vuol dire neuroni, che vuol dire la capacità di far funzionare il cervello, aumentano sempre di più. In adolescenza c'è un'autostrada, si chiama il corpo palloso, eccetera, ma non entriamo nel merito, un'autostrada di sostanza bianca che è quella che dà la connessione veloce tra i vari neuroni. E durante l'adolescenza questa sostanza bianca è tantissima rispetto alla forma del cervello. Poi, dall'adolescenza poi, si riduce, per cui noi siamo l'esito del fatto che i nostri neuroni prima e la sostanza bianca dopo vengono ridotti. E per fortuna che si riduce, perché questa autostrada che va dal centro del cervello fino all'area frontale fa sì che le emozioni che noi viviamo soprattutto nella zona temporale, eccetera, eccetera, e l'azione che viviamo soprattutto nella zona frontale e prefrontale abbiano l'autostrada, non abbiano delle connessioni, cioè hanno anche le connessioni laterali, ma se io posso fare l'autostrada perché prendere scorciatoie? E quindi il fatto che gli adolescenti abbiano questo tipo di organizzazione del cervello fa sì che il mondo possa cambiare, altrimenti avranno tutti dei piccoli piegatini grigi vestiti di giacca e cravatta che già a 12, 13, 14, 15 anni e non a 12 anni in moto. Sì, tu ormai in sostanza bianca l'hai un po' potata, si dice, ecco, per cui puoi essere più contenuto. Ma l'innovazione nell'evoluzione della specie avviene perché l'adolescenza è questo periodo meraviglioso, stupendo e difficilissimo per chi cerca di stargli vicino, di fare genitore, di fare educatore, che è posso provare qualunque cosa. Posso provare qualunque cosa, con anche il fatto che se in questo momento sono arrabbiato magari prima agisco e poi penso, se sono felice prima agisco e penso, ma è il rischio da correre perché la specie possa andare avanti. Allora, quindi io adolescente ho bisogno di provare delle cose nuove, delle cose diverse, delle cose che penso che gli altri, i grandi, non hanno mai fatto, poi l'hanno fatto anche loro, ma io in quel momento mica ci penso, che anche i miei genitori sono stati adolescenti, no? E che cosa c'è di meglio della montagna che mi fa vedere sempre più in alto, no? Che mi sfida in qualche modo a fare delle cose un po' difficili che i miei compagni non fanno, in cui serve una competenza, serve un corpo che funziona, altrimenti non riesco a farle, che mi metto un pochino in pericolo, ma in pericolo controllato. Ma io credo che sia meglio infilare un ragazzino adolescente in una canoa o metterlo attaccato a una corda doppia piuttosto che lasciarlo davanti a internet da solo, perché pericoli ci sono di qua e ci sono di là. È vero che forse mio figlio cade, è vero che forse noi genitori siamo più preoccupati del metti il maglioncino a non prendere freddo, aiuto per non sudare, piuttosto di che cosa fanno davanti al computer. Ma è molto più pericoloso infilarsi in TikTok ed essere avvicinati da non sappiamo chi, e lì noi non abbiamo gli strumenti per aiutarli e per dare un minimo di guida. Se li portiamo in montagna, attenzione che dopo un po' si fidano anche del compagno più grande, magari non del vecchietto come noi, ma si fidano anche del vecchietto, quando il vecchietto è capace, il vecchietto intendo noi tutti, insomma, con tutti voi, no? Soprattutto se questo vecchietto è quello che io incontro in cima alla montagna, che vedo che sa falciare con la falce, cosa che a chiunque di noi non so, voi probabilmente siete capaci, sembra una roba assolutamente impossibile da tenere in mano e da far funzionare in quel modo lì, o che sa fare delle cose, sa tagliare i bastoni, sa piegare il legno per fare il bastone, sa fare cose che io non ho mai sentito, non ho mai pensato di poter fare. Allora, anche la differenza di età, la differenza di generazioni diventa una ricchezza e non un barba, questa è Matusa, no? Matusa è una roba dei miei tempi, assolutamente carini. Quindi il corpo, la sfida,
il provare delle cose nuove e l'avere responsabilità, perché se io in montagna non mi porto da bere, vado in crisi dopo un po'. Aggiungo l'ultimo pezzo, insieme con altri coetanei. Chiaro che con i ragazzi li posso portare in montagna da soli a fare roccia, qualcuno si appassiona, lo fa anche, e spesso la montagna è una sfida con se stessi, non tanto col gruppo. Però essere insieme è un'altra cosa. Quindi avere l'idea, noi, piccolo gruppo, perché i ragazzi i giovani per le montagne non sono tanti, in qualche modo abbiamo qualche marcia in più, siamo un po' diversi dalla massa dei ragazzi della mia scuola, non voglio dire che ci sia un'elite e una massa, no? Però avere un senso di identità, un senso di partecipazione, un senso di compartecipazione con altri, che non sono tutti, di alcuni valori, permette il lavoro dell'adolescente, che è un lavoro di individuazione e separazione. Per l'adolescenza è il periodo della vita in cui io devo riuscire a distinguermi e separarmi rispetto a mamma, papà e rispetto al gruppo intorno, in cui uso il gruppo per potermi differenziare da mamma e papà, perché tutti i miei amici fanno così, ce l'abbiamo sentito dire da tutti i nostri figli adolescenti, no? Tutti i miei amici tornano a casa a mezzanotte, invece voi, tutti i miei amici si vestono in questo modo, invece voi non mi lasciate, tutti i miei amici hanno il telefonino che costa tanto, eccetera, eccetera. È la strategia che un adolescente ha per poter prendere distanze dai genitori. Però poi, in tarda adolescenza, devo anche individuarmi rispetto a un gruppo. Faccio parte di questo gruppo e questa è la forza che mi permette di distinguermi da mamma e papà, ma poi dentro il gruppo io sono io. Allora, sperimentare che nel gruppo dei coetanei io posso essere quello che una volta arrivato in cima torna indietro a aiutare quello che non ce la fa a portare lo zaino senza umiliazione, ma con lo scambio, poi dopo quell'altro mi dà il panino che la sua mamma fa il panino più bello, la mia dice un po' così, e quindi che diventa uno scambio, una compartecipazione, fa sentire forti, fa vivere se stessi in termini positivi e non sempre fallimentari, perché anche quando avrete fatto andare in montagna non è un'esperienza fallimentare, ma è sempre sono stato in un posto bello, ho visto cose belle, ho imparato a sentire cose belle intorno a me. Ma nel gruppo vale poi anche questa dimensione della essere parte di un gruppo, individuarsi rispetto al gruppo più grosso e trovare il proprio ruolo dentro il gruppo, cioè quello che canta bene, quello che cammina bene, quello che va bene in discesa, quello che eccetera eccetera eccetera, lo sappiamo tutti, e così funziona. Altro aspetto ancora è, noi viviamo in una società in cui fare silenzio è molto difficile, siamo pieni di rumori. Io ho imparato ultimamente che quando salgo in macchina, che ho quella benedetta autoradio che parte immediatamente, la spengo e poi decido se voglio sentirla perché c'è il giornale radio o perché la bibliottina mi piace, ma non è che automaticamente ho il suono e il rumore. Però la società in cui viviamo fa sì che noi abbiamo sempre rumore. E avere sempre rumore, se poi pensate ai 14 anni, 15 anni, il rumore è 10 volte tanto quello che noi siamo disposti a sopportare, no? Cioè il tipo di musica che sento allora è una musica molto più incisiva e con dei toni molto forti, che va benissimo in alcuni momenti e che attiva questo bisogno di agire, di fare dei ragazzi, perché la musica sul nostro cervello ha un'azione sedativa. Se voi sentite il canto gregoriano per un'ora, alla fine è come se avesse fatto una piana di Valium, lo dico ma non per ridere, sono gli studi che lo dicono. E se sentite una musica violenta, non so chi di voi aveva visto Arancia Meccanica a suo tempo, in cui quella musica viene associata a, se sentite una musica violenta vi attivate, vi agitate, ci attiviamo, cioè ci stiamo. Allora, viviamo in un mondo che è troppo sonorizzato e non riusciamo mai a fare silenzio dentro di noi. Allora, andare a camminare in montagna permette di uscire dal rumore del mondo intorno a noi e di rientrare nell'ascoltare il proprio corpo. Qui faccio una buttata un po' più mistica, non so se qualcuno di voi ha mai capitato di leggere I racconti del pellegrino russo, che è il racconto della mistica orientale del pellegrinaggio come modo per vivere la preghiera. Ma adesso mi interessa meno la preghiera. Mi interessa cosa succede quando si cammina per tanto tempo. Allora, a livello neurologico, quando io cammino, muovo piede destro, piede sinistro e anche le braccia concomitanti, e in quel modo attivo, quando muovo la gamba destra, l'emisfero sinistro, quando muovo la gamba sinistra, l'emisfero destro. Quindi continuo a fare tac, 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 tac. E in più, quando cammino
con una certa intensità, non è che posso continuare a preoccuparmi, a parlare, perché non ci riesco, ma anche a pensare dopo un po', mi si svuota un po' la testa perché sono occupato a fare questa cosa. Quindi attivo il cervello destro-sinistro, destro-sinistro, esattamente come succede quando sogniamo. Quando noi sogniamo, i nostri occhi fanno questi, non riesco a farli mentre lo dico, movimenti di qua e di là. Ma se noi impediamo alla persona di sognare, la portiamo alla morte. Cioè non si può vivere senza sognare. E è uno degli esperimenti fatti nei lager tedeschi di interrompere, perché si vede dei movimenti oculari che uno inizia a sognare, ha fatto gli esperimenti proprio per vedere cosa succede se impedisco a uno di sognare. Si muore. Perché quel momento lì è il momento in cui il cervello mette in ordine, come se resettasse il computer, mette in ordine le sensazioni fisiche, le emozioni psicologiche, i pensieri che abbiamo avuto. E quante volte ci capita di dire, ma in qualche modo ho avuto un sogno premonitore, o di dire, ma pensa che strano, ho dormito coi piedi, ho capito dopo che stavo dormendo coi piedi fuori dalle coperte e ho sognato che ero in montagna, che stavo camminando nella neve a piedi nudi, no? Allora, il cervello in quel momento lì, quando noi stimoliamo destra-sinistra, destra-sinistra, rimette insieme il corpo, le emozioni e la mente, e tante volte ci permette di arrivare a delle soluzioni su problemi che non avremmo trovato prima. È una cosa che viene usata in psicoterapia, noi lo facciamo muovendo proprio gli occhi, o muovendo, toccando sulle spalle di qui di là, e questa cosa permette alle persone di trovare da sole un silenzio, una tranquillità e in qualche modo anche una risposta ai problemi che stanno attraversando. Il cammino ce lo può fare, cioè senza andare a cercare delle cose stranissime. Le due esperienze fisiche che ci mettono in quella posizione sono: siamo in un treno e guardiamo fuori dalla finestrina, facciamo però almeno Milano-Napoli, insomma, cioè facciamo un viaggio lungo in treno, e allora abbiamo questi movimenti sarcastici degli occhi che va su e giù, dopo un po' non pensiamo più, e arriviamo alla fine, io vi assicuro che a me è successo, e scopriamo che possiamo essere molto più tranquilli e che in qualche modo si riuscirà a risolvere qualche cosa. E la stessa cosa io nella mia vita ho sempre detto, fatemi camminare 8 ore in montagna e poi io per tutta la settimana posso sopportare anche le manicattole sul lavoro. Se però non lo faccio invece mi arrabbio molto di più durante la settimana. Ma perché? L'aria, l'ossigeno, le cose che dicevo prima e questa roba del cammino. Allora, non so se abbiamo tempo di, ma se non l'avete fatto, se non vi è capitato, andate a cercare il brano di Gunitz sulle scarpe, che inizia un giorno la maestra elementare mi disse che scrivevo con le scarpe, con i piedi, non ricordo bene. E dice questa cosa, adesso non so raccontarla, ho qui il testo elettronico dell'orologio, mi metteva un po' in agitazione perché mio nonno ciabattino le scarpe le curava molto bene. E poi ho cominciato e poi studiando dopo ho scoperto che in poesia per i greci era il piede che raccontava, e poi ho capito perché il piede, perché il nostro piede che cammina, lui lo chiama l'11-11 del cammino del piede, dice se voi camminate per i sentieri e vedete una persona che arriva, capite subito chi è una buona persona, perché il passo del pellegrino è un passo lento, è un passo cadenzato, è un passo che suona al ritmo del cuore, del respiro, del corpo, quello di scritto meglio ovviamente, no? E questa cosa quindi ci mette in condizione di vivere molto più in pace. Lui più carino lo dice, se vedete uno che cammina con modo lì, sapete che avrà tante storie da raccontare, che secondo me è bellissima. Allora, il pellegrino russo questa cosa la viveva, ma è un po' l'esperienza dei cammini che tanti fanno, no? Perché rimette in pace con se stessi, per cui poi per chi ci mette anche la dimensione mistica o di fede c'è anche quello, ma a tutti fa questo effetto e mette in connessione col nostro corpo e con noi stessi. Non so quanto tempo mi date ancora, ma magari continuiamo parlandone insieme, insomma, se ok. Ecco. A parte la competenza del corpo, eccetera, l'altro aspetto importante è la cura di sé. La cura di me per una ragazzina di 13 anni è non esco neanche a buttare la spazzatura se non mi sono truccata, perché magari incontro qualcuno che dice che sgorbio e poi brutta una ragazzina. E che di ragazzino simile ma mi è più facile dire una ragazzina, ovviamente. La cura di sé di chi va in montagna è se io non ho le scarpe giuste, non ho i calzini giusti, non ho messo la madre nel modo corretto, non ho seguo la moda e basta, mi trovo in difficoltà. Quindi imparare a prendersi cura di sé ascoltando il proprio corpo e sentendo i bisogni del proprio corpo lo si fa solo attraverso l'esperienza, è inutile raccontarlo. Allora, cura di sé vuol dire, come diceva il saggio, non c'è
bello o brutto tempo, cioè buono o cattivo equipaggiamento. Tempo buono o cattivo, chiunque per montagna lo sa. Cioè, se sei equipaggiato bene, va bene, e se vai con gli infradito in montagna, probabilmente succederà qualcosa. L'ultima cosa è fare fatica. Tendenzialmente non facciamo più fatica, è tutto semplificato. Abbiamo la calcolatrice per fare i calcolini, abbiamo la macchina, un motorino che va sempre più bassa per poter girare senza pedalare, senza camminare, senza fatica. E ci sembra strano anche per la carta di giornale a piedi, no? Si va in macchina da qualunque parte. E la fatica ha perso un po' di senso, perché dovrei farla quando posso fare meno di. Eppure chiunque abbia fatto fatica conosce la soddisfazione di un corpo stanco e liberato e la soddisfazione del guardare giù e del capire perché, che cosa ho fatto e perché vale la pena. Allora, mentre io cammino in montagna, qualche volta mi sembra che è sempre più lontana questa vetta, no? Perché io continuo a camminare, qui continuo, va su, va giù, e lì e sembra a 100 metri di distanza, invece non arriva mai. Però questo aiuta, e su questo vi leggo un pezzettino della poesia di Fortini, che a me piace molto, che è: a metà della strada, quando il comando è lontano e il foglio scritto è sbiadito di pioggia e la battaglia è un eco, e la notte precipita e chi porta il messaggio all'affanno del disertore. A metà della strada, tra due distanze, quando memoria e previsione hanno taciuto, tra la fine del fiume e il principio del mare, tra due orizzonti uguali assoluti. Però questa esperienza dell'essere in movimento, in cammino, fuori dalla mia comfort zone, ma in qualcosa di nuovo che mi avviene, che mi succede, e poi lo capisco solo quando sono arrivata in cima, che era proprio una cosa bella. In quel momento sento la fatica dell'essere lì. Ma se io non mi metto lì, non esco dalla mia comfort zone, parlo soprattutto di ragazzi e adolescenti, ma anche di noi, ma anche degli adulti, non ci sarà mai niente di nuovo nella mia vita. Per poter aumentare le cose, il piacere, eccetera, devo uscire da questo. E l'ultima cosa è sentirsi parte di un mondo più grande. Allora, solo nell'ambiente, nella natura, solo se pianto la tendina di notte e poi sono lì, io da solo, con pochi amici magari addormentati, che guardo il cielo e vedo le stelle e incomincio a dare un nome alle stelle. Questa è una roba, non so quanto voi facciate conoscenza delle costellazioni, eccetera. La mia esperienza è stata una delle cose più belle della mia vita. Adesso ho cominciato a dare un nome a Cassiopea, all'Orso Maggiore, a Thales, al Toro, a Orione. E queste cose mi facevano sentire che io ero parte di questo, perché so dargli un nome. Un corsetto fatto dal vivo in montagna di notte, in cui si riconoscono le stelle, penso che potrebbe essere una cosa importante, che ci aiuta non solo a sentirsi un punto piccolo nell'universo, ma anche a chiamare per nome le nostre stelle. Ma la stessa cosa è con gli alberi. Io ricordo quando da adolescente andavo in montagna che chi mi conduceva diceva: vedi, l'alice è come un abito da sposa, vedi che dolce, delicato, non perde neanche le foglie. Vedi, l'avete rosso invece, è un po' più egoista, sotto l'avete rosso non cresce niente, però senti che bello camminare sugli aghi di pino, muoversi su un terreno così morbido, così soffice. L'avete bianco, più gentile dell'avete rosso. Queste cose mi sono rimaste. Riconoscere il sordo dell'uccellatore, riconoscere ci permette di diventare parte della natura, di un mondo diverso, anche un pochino tradando il nome alle cose intorno a noi, quindi sentendoci chiamati per nome anche dalle stelle, dagli alberi, dagli animali. Andare a sentire il barrito, non so, dei cervi all'alba, eccetera, è una cosa che veramente ci aiuta a sentirci parte di un mondo molto più grande. E allora anche qui ho una cosa piccola piccola di Rigoni Stern, che deve essere qua, che era: domando tanta volte alla gente, con questo chiudo la prima parte e poi ne discutiamo, come vedete ho tanti fogli ma è inutile dire troppe cose, no? Domando tante volte alla gente: avete mai assistito a un'alba sulle montagne? Salire alla montagna quando è ancora buio e aspettare il sorgere del sole è uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall'uomo vi può dare, questo spettacolo della natura. A un certo momento, prima che il sole esca dall'orizzonte, c'è un fremito. Non è l'aria che si è mossa, è un qualcosa che fa fremere l'erba,
che fa premere le fronde se ci sono alberi intorno. L'aria flessa ed è un brivido che percorre anche la tua pelle. E per conto mio è proprio il brivido della creazione che il sole ci porta ogni mattina. E sentirai per esempio il canto del codirosso, poi sentirai il pettirosso, poi magari vedrai un capriolo. Sì, il capriolo è un animale notturno. Incominci a vedere che rientra nel bosco. Lo individui e poi sparisce. L'immagine che esce da lì è quella del cervo e quando poi magari, quando il cielo è chiaro e le stelle sono sparite, ti accorgi che sopra di te vola un'aquila. Ma prima hai sentito il brivido. Questa frase finale, ma prima hai sentito il brivido, mi ha dato proprio un brivido, perché è un'esperienza che non riusciamo a far vivere ai ragazzi in altro modo, se non essendo lì. Perché allora lì ti senti veramente un pezzettino di un mondo tanto più ampio di te e le cose le acquistano il peso che meritano, le cose importanti, le cose meno importanti, le cose più che posso superare da un momento all'altro. Mi fermerei qui. Riassunto quindi è, bambini e montagna si può fare, vale la pena di fare con alcune accortezze e con il senso di responsabilità. Ragazzi in montagna, problema del corpo, problema della sfida, il tema della responsabilità, il tema dell'essere equipaggiati per affrontare qualsiasi tempo, perché non è che dobbiamo aspettare che il mondo si adatti a noi, e questa dimensione del fare silenzio dentro, del ritrovare un equilibrio, una pace in cui l'unità di misura di che cosa è grave e che cosa è affrontabile si modifica. Mi fermerei intanto qui perché almeno abbiamo un po' di tempo. Da uno anche per il vice sindaco che è scappato, così grazie. Adesso se qualcuno ha delle domande da fare al microfono si parla, benvenuti volentieri e poi passiamo alle premiazioni che saranno penso abbastanza brevi perché vedo purtroppo premiati. Li abbiamo invitati, ma evidentemente la giornata, la bella giornata, il giorno di sabato, l'orario, non ha giocato al nostro lavoro. Alle volte è meglio se piove, ma oggi non mi piove. Posso dire una cosa? Quest'anno abbiamo avuto una bella, io faccio parte degli operatori naturalistici della società Giulia, del comitato scientifico, e siamo stati contattati da diverse scuole che ci hanno chiesto, soprattutto dopo i due anni che abbiamo vissuto, di portare i ragazzi, i bambini in natura, perché si sono resi conto che c'è un grosso problema di relazione anche tra di loro, proprio perché si è interrotto un po' tutto, no? Ma la cosa che mi ha stupito di più, perché dico, ma cosa volete esattamente da noi? Ed è stata una cosa che, voglio dire, non mi aspettavo, perché la risposta è stata talmente banale, ma in realtà poi, spiegandomi bene cosa sta avvenendo tra i ragazzi, i bambini e le scuole, mi sono resa conto che il problema è grosso. Dice, noi vorremmo che voi ci portaste fuori e faceste vedere ai bambini che quello che diciamo a scuola esiste. Cioè, non volevano nient'altro, questo è, no? Cioè, questo completo scollamento che uno dei bambini di oggi pensano che le tegoline nascano dentro una scatola di metallo. E questa è stata, diciamo, la richiesta del... Cioè, vorremmo, perché dice, ci sono molti bambini, la maggior parte nelle scuole, che avranno solo questa occasione che faremo con voi per uscire in natura, perché assolutamente non vengono portati. E una scuola di Pagnacco ci ha chiesto una cosa bellissima che abbiamo già fatto, hanno fatto l'accoglienza delle classi di prima media
hanno voluto farla in natura per capire anche le dinamiche dei bambini, che dice in aula non saremmo mai riusciti a vedere ciò che abbiamo visto lì. E praticamente una mattina abbiamo portato fuori 63 bambini di prima media, quindi che passavano, no, dalle elementari, sulle colline di Moruzzo, e mentre noi li accompagnavamo, le insegnanti si sono studiate praticamente tutto quello che avveniva, e dice non saremmo mai riusciti a vedere queste cose in aula. E anche lì diciamo che c'è stata una scoperta, e ci ha detto, mi ha detto l'insegnante, ti prego parla di questa cosa, si sono sentiti male due ragazzini sulle colline di Moruzzo, e quindi perché non mangiano al mattino, e quindi si sono sentiti due male, ma dopo un chilometro, ma non perché fatto, non mangiano al mattino, perché non si fa più colazione alla mattina, non è di moda. Non si fa colazione, non c'è tempo, ci si alcia e ci si alza. I genitori si siedono a tavola a colazione, avevano un caffè magari anche a bar, a caffè o al lavoro. Sì, io ho lavorato tutta la vita, ho tirato su 3 anni, abbiamo sempre fatto colazione. Ma adesso si è fatto l'ora. Ma non c'è di più. Quindi le cose che stavamo di portare fuori, mi sa, quali fossero le richieste, e le richieste sono... Però ecco, un bambino non sperimenta l'ipoglicemia, il calo di zuccheri, la fatica di se viene portato a scuola in macchina, che si siede a scuola, eccetera. Dopo un po' non riesce più a stare attento, però non lo sperimenta così, invece vivendolo sul corpo tutto vive in modo diverso. Infatti per quello dicevo, no? Perché lei prima diceva che bisogna sentire attraverso il corpo, che è una cosa che non facciamo più, non siamo più allenati a questo, e queste insegnanti hanno proprio scelto questa cosa per conoscere i loro bambini attraverso il movimento e non attraverso la relazione verbale, perché poi sulle colline di Moruzzo, a parte che non abbiamo mai avuto un minimo di silenzio, perché non riescono. E bisogna camminare per molto più tempo, perché sì, si, quello è vero, si fa fatica, sì, 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 parlare, allora tanti, se le portate le poi silenzio, però anche quando vi dicevo, anche il bambino piccolo può avere uno zainetto 10% del suo peso, vuol dire che porta l'acqua e che porta il minimo per fare degli snack ogni tot, e che si abitua, ma da piccolissimo, a pensare che deve mangiare un po' prima di partire, e che ogni tot c'è qualcosa da mangiare. Allora io che ricordo quando andavo in montagna da bambina, noi facevamo i tempi fortunati in cui si faceva la villeggiatura in montagna, quella è un'altra roba che volevo ricordare, sul senso di appartenenza, non so quanti di voi l'hanno sperimentato, io ricordo benissimo il noi siamo quelli che vanno in montagna, e i nostri compagni di scuola andavano al mare tutta l'estate. Che banalità, andare al mare, stare fermi sulla spiaggia a prendere il sole, stupidi sono quelli, non è vero, ovviamente, però il senso dell'appartenenza, noi siamo quelli che sanno far fatica, che sanno camminare, che sanno prendersi cura di sé, eccetera, eccetera, passava anche per il come mangiare. So che il mio ricordo è che i miei fratelli più grandi avevano la scorta di grissini, zuccherini e limone, però non si poteva chiedere un zuccherino o un grissino se non avevi fatto 100 passi, per cui dovevi contare fino a 100, da quando ti veniva voglia dovevi fare 100 passi prima lì. E sono cose, prima dicevo, farò una roba un po' troppo autobiografica, ma insomma è da lì che passano poi i pensieri e le riflessioni. Io credo che questo sia stato importante per la nostra crescita, perché rispetto a voglio questo e ce l'ho subito, tu hai che mangi un pochino, perché poi devi camminare, non puoi appesantirti, che mangi le cose giuste, e che però da quando cominci a sentire bisogno fai 100 passi, compri e poi li puoi fare. Sono tante cose che danno proprio anche molta più consapevolezza del proprio corpo. Quindi è bellissima l'esperienza che hai fatto. Sì, infatti è stata molto bella, solo che ricordo le richieste che pensavamo, chissà cosa c'è. No, volevo aggiungere una roba sulla palestra di roccia. Quando si va un po' più avanti, appunto, si comincia a fare qualcosa di un pochino più, tra virgolette, pericoloso, dicevo prima, bisogno della sfida di fare cose così sentite come difficili, un po' rischiose, è chiaro che in palestra speriamo che non sia pericoloso e glielo facciamo fare in sicurezza.
una delle esperienze importanti che un ragazzo può fare che altrimenti non fa è l'esperienza della, lo dico con parole grosse, mettere la propria vita nelle mani di un altro. Che non è proprio solo quello, però se io sono incordata e c'è uno che è avanti e io sono lì, io lo faccio ma devo fidarmi. E quindi lì nascono anche le amicizie più vere, perché il momento in cui io ho messo la mia vita nelle mani di qualcuno, poi questa diventa un'esperienza importante, però mi ritrovo ad avere io responsabilità dell'altro o a affidarmi all'altro. Ed è una cosa incommensurabile che non sperimenteranno da nessun'altra parte. Però in questi tempi di sfiducia post-Covid, per di più, no? Si commentava prima anche con Michelini che dopo il Covid si fa un po' più fatica a uscire da questa sensazione di devo fidarmi, l'altro potrebbe essere un pusher, mi infetta, non stare attento, e che ancora c'è un po' di diffidenza, per diventare che l'altro può essere la mia salvezza, non era qualcosa. Il fatto, non so come siete abituati voi, ma sul fatto che in montagna si va in due e si dice dove si va, perché vuol dire viviamo comunque in un posto sociale, faccio comunque una cosa un po' pericolosa, benissimo che io la faccia, però ci deve essere qualcuno che poi è in grado di allertare i soccorsi, qualche volta io non più tanto. Cioè avere anche l'idea del senso del rischio, ma di fin dove arrivare è importante. Poi anche dell'andare in avere a camminare da soli, ma quando si ha una certa esperienza. Altre esperienze di chi lavora con i giovani? Di voi, chi lavora, chi porta in giro i giovani in montagna? Io vorrei chiedere una cosa, ma non so come presentarla. Volevo chiedere se anche lei ha la sensazione adesso, in questi tempi, che io ho sempre pensato che, a parte il fatto che insegnare ad andare in montagna, eccetera, eccetera, la cosa importante fosse quella della creazione del gruppo, dell'amicizia fra i partecipanti. Mentre invece adesso vedo che in particolare i genitori che decidono per i figli sono più interessati a ricercare esperienze più varie, quelle che danno, che so, più la possibilità di fare gruppi di lavoro per i bambini, che ne inventano di tutte, oggi di tutto e di più, piuttosto che appunto il fatto di partecipare costantemente a un gruppo dove in questo modo è possibile appunto che si crei anche il rapporto di amicizia vera tra i bambini e anche tra i genitori. Io ho questa sensazione dopo il Covid, forse anche prima, è quello che noi chiamiamo il curriculum nascosto per i nostri figli. Cioè, sembra che noi genitori siamo preoccupati rispetto al fatto, non so quanto lavoro ci sia, per riuscire a lavorare bisogna essere molto preparati, avere delle competenze specifiche, a mio figlio voglio dare il massimo, perché poi ovviamente, di continuare a stimolarli su cose nuove, di fare delle cose puntuali ma che gli danno appunto stimoli, input, eccetera, e che danno delle competenze individuali, per cui io al bambino a 3 anni comincio a fargli fare tennis, ginnastica artistica, sci di fondo, senza nulla togliere al fatto di fare sport ovviamente, ma pensando che se inizia prima diventerà un piccolo campione molto prima. Allora, quando studiavo da pediatra, una delle cose era che fino ai 12 anni non è corretto far fare uno sport quando specialistico, ma fino ai 12 anni i bambini devono acquisire gli schemi motori utili per fare un po' tutto e dopo si parte. Non vuol dire non fare sport, ma vuol dire fare un po' di tutto, imparare a fare capriole, arrampicarsi sugli alberi, camminare, nuotare, eccetera, eccetera, eccetera. E che poi questa cosa si specializza quando io gli schemi motori di base li ho acquisiti tutti. E questa roba non ce l'abbiamo, gli stiamo costruendo questa cosa che poi diventa che io nel curriculum posso scrivere, non so se la scuola funziona bene, non so se il mondo gli darà le cose giuste, però io mio figlio ho fatto studiare inglese, cinese, sport, quello super competitivo, eccetera, fin da piccolissimo e ogni volta abbassa un pochino l'età. E è una delle forme di consumismo e di iperstimolazione, prima dicevo i bambini continuano a passare da un input all'altro, visivo, uditivo, molto forte e intenso, ma anche noi. E ci pare che dargli più ai nostri figli sia dargli questo. E ci dimentichiamo che invece far vivere delle esperienze in cui un po' sto solo, un po' sto con gli amici, un po' costruisco relazioni che durano, un po' vivo
nell'ambiente, nella natura, mi rendo conto che non sono una pollo da pollaio, no? Che non vivo in batteria, e diventa la cosa fondamentale perché mio figlio possa vivere una vita felice, non una vita solo competente, in più di altre competenze. Beh, questo fa un parte del rumore di cui ha parlato prima, no? Cioè noi riempiamo di rumore e non ci rendiamo conto che invece le emozioni si sentono nel silenzio, nella noia. La noia non faccia vivere nessuno. Io per esempio a cui vi parlavo della villeggiatura in montagna andavamo a camminare al mattino, ma tanto il pomeriggio pioveva. E il pomeriggio quindi uno leggeva perché non saltava la luce, perché nei miei tempi poi la luce saltava regolarmente quando c'era il temporale, oppure si giocava a giochi da tavolo, oppure quando appunto saltava la luce, giochi da tavolo non c'era, eccetera, ci raccontavamo storie. Ma adesso queste esperienze qui difficile farle fare, a meno di spostarli via 10 giorni in montagna e togliere i telefonini prima di partire. Ecco, questo del telefonino è una cosa importante. Scusa, la interrompo solo un attimo perché siccome vedo che i bambini che aspettano il momento le stanno andando via. No, questa roba del telefonino però è importante. Il telefonino fa sì che un ragazzino che va in gita scolastica, in diretta, man mano che vede le cose, le comunica alla morosetta, ai genitori, eccetera, eccetera. Quando torna non ha più niente da raccontare. Sarà meglio vivere 3 giorni e poi avere un sacco di cose da raccontare dopo? Questo è il suo. 10 giorni in montagna senza telefono. Grazie Silvana. A questo punto eroici i bambini che hanno sopportato fino adesso, però gli spetta un premio di conseguenza, ma ecco, bravi, bravo Paolo. Sono andato a dove ma ci sono. Adesso è il momento delle premiazioni, cominciamo dai soci che hanno 25 bolli di riso. Come diceva Moravia, che si è sposato 3 volte però, diceva che 25 anni sono una vita, e lui, no, e lui è stato fedele tutta la vita, si è sposato 3 volte. Però 25 anni sono tantissimi, complimenti a chi li ha raggiunti, e vediamo in merito a Paola. Ecco, questo elenco, vediamo, non mi pare siamo moltissimi oggi, per la parte del tempo non c'è nulla, come ho detto. Ma comunque c'è questo distintivo del CAI, un po' particolare. Ne ho visti tanti appuntati oggi sulle giacche, ne ho visti tanti anche di 50 anni però, sì, vedo il loro che porta 50 anni, complimenti. Vediamo di distribuire i 25 anni. Arrigoni Francesco, non ci siamo. Ballico Daniele, eccolo, complimenti a te. C'è Capo Barbara, Cetto Valentina, Comisso Morena, Claudio Fontin, Donata Cecilia, Fabio Adriano, Galai Leonardo, Guatto Sandra, sono troppi, dobbiamo fare. Landi Federico, certo. Io pensavo fosse un nuovo socio fino a questo giorno. Complimenti. È la foto ufficiale, il dottor. Oh no, no, no. Due secondi. A posto. Adesso sai, adesso hai la foto per qualsiasi utilizzo. Landi Matrone Francesco. Eccolo. Oh.
questo ovviamente è l'inizio, speriamo di vederli fra 25 anni, non io magari, ma loro sì, però, per ritirare il ciclo. Matteo Sinello, Michele e Erika. Ah, Matteo Sinello c'è, scusa. Michele e Erika. È dovuto andare a lavorare. Non è uno. Le colonne portanti del nostro sodalizio. E ho iniziato a portare la famiglia quando erano piccoli. Pertanto la figlia dietro, il figlio avanti, che è più piccolo, quello che ci verrà. A proposito di quello che ha detto. Però figlia mia figlia la conosce anche la ragazzina, che secondo me sua figlia ha 24 anni. Mia saluna. Secondo me sua figlia ha 24 anni, non so, mi fa prendere il segno di 25, ma comunque. No, ne ha già fatti 25. Ne ha già fatti 25. Allora, conosci. E comunque mi sono Laura. Ci sono alcune persone che in questo sodalizio sono come le scarpe, sempre ai piedi, e li trovo in qualsiasi parte, ma è molto bello perché siamo 2600, però in realtà quelli che lavorano non sono tantissimi. Sono i fagioli nella padella, ci sono sempre quelli. Allora, Montico Marino, Pio Pasquilli. Posso andare per qui? Grazie. Pizzutti Gianluca. Ecco. Vedi che dopo per... La reversibilità, ecco, fino alla fine, così, okay. No, se aspetto notizie, sì. Grazie. Grazie. Tacco, Alessandro. E 40 volte. Ah, sì. Bravo. Tuo sorriso di Giardino, e tuo sorriso di Luciano. Vicario Donatella, Zampa Cristina, Zorzi Marco e Zuccaro Gianna Maria. No, ci è avanzato un po' la materia, andrà bene per il prossimo anno, ecco. Mi dispiace, no, gli andiamo e gli facciamo bene, loro rispetta. Adesso io pensavo, ovviamente, pensavo io però, di premiare come al solito. No, facciamo il contrario, cominciamo dai bambini.
Allora, per i bambini c'è un diploma come quello per i 50 anni. Perché spero che prendano quello di 50 anni con i metallocini. Non lo prenderanno da me sicuramente, ma insomma lo prenderanno dal presidente di quella volta. C'è un piccolo presente, così, che è una pila frontale, è un simbolo dell'esplorazione. E c'è la nuova pinza SAF, questo, quello ufficiale, quello nuovo. Quindi cominciamo, ma mi pare che i bambini non sono tantissimi, comunque mi aiuti a parlare. Scusa, sai. Allora, chi... prendiamo quelli che ci sono. Quelli che ci sono, si mettono le idee. Vieni. Magari tutti insieme, no? Sì. Gianni? 10. Eccolo qua. A te, il diploma, il regalo e la stella. Allora c'è la sorella. Un altro paziente dov'è? Vieni Aldo. Questo signore è quello che nella locandina della giornata di convegno ceramica sull'albero. Ah, ma già sono un bel po'. Beh, ah, sì, quindi posso... non lo premiamo. Posso intervenire un attimo? Certo. C'è anche la sorella di casa. C'è anche la sorella. Ah, ecco. Non vuole. Chi è quello che si è intrufolato qui nel mezzo? Lui è responsabile. Io sono responsabile del gruppo di attivismo giovanile della SAF. Qui sono dei ragazzi che fanno parte o hanno fatto parte del nostro gruppo. Beh, questo non abbiamo avuto, è il figlio della Paola, bravissimo. Questo è un nuovo acquisto, anzi, loro sono due nuovi acquisti, sono eccezionali. Lui in particolare è. Cioè, devo dire la verità, noi li portiamo per insegnargli qualcosa, invece ci insegnano loro a noi. Devo dire che lui è come lui e tanti altri. E volevo ringraziare la dottoressa, e sottoscrivo tutto quello che ha detto, è esattamente quello che succede. E due cose, la montagna e libertà li libera, un'esperienza di 15 giorni fa, si era portato i bambini più piccoli a Sella Sant'Agnese, penso che tutti. No? Come siamo sbucati sul pianoro, questi bambini sono presi, hanno mollato tutto, hanno visto questo prato e abbiamo filmato 12 bambini che si sono messi in fila e si sono rotolati come pietre rotolanti e non finivano più, non riuscivamo più a portarli via. Ecco. Altra cosa, lei ha detto non siamo più abituati alla fatica. Beh, noi abbiamo un'esperienza, me personalmente, diversa ultimamente. Non per, ma no, mi è successo, io da 3 anni che sono responsabile di questo gruppo,
si è sempre detto, ma no, non si può, 600 metri già tanto, 800, siamo sempre restati in questo ambito. Quest'anno abbiamo provato la cosa in più. Abbiamo provato i ragazzi a fare anche 1200 metri di livello. Bene, neanche un fastidio. Addirittura... E ci chiedono sempre di più. Gli piace faticare, gli piace arrivare a casa stanchi, devo dire la verità. Sul silenzio purtroppo non possiamo farci niente. Lui è un esempio, c'è mia moglie che qualche volta ci dà una mano, mi ha fatto una testa così, però mi sono divertita, no? Lui è bravissimo e sa veramente. E lui sa un sacco di cose. E sa veramente, questi ragazzi sanno veramente tante cose, noi veramente sanno più di noi. Io mi meraviglio però che voi vi meravigliate di voi. Siamo al contrario, sanno i ragazzi troppe cose, sono noi sappiamo noi troppo pochi. Sì, no, veramente sono veramente tante cose. E poi hanno trovato, adesso quest'anno hanno trovato veramente un gruppo, noi adesso siamo arrivati veramente a quasi 40 ragazzi, fra family che sono quelli piccolini. Che noi chiamiamo gli ossituri, che arrivano fino a 17 anni e ci chiedono, vengono sempre molto volentieri fuori. Quest'anno abbiamo fatto anche un bel percorso, devo dire, con dei bei posti, veramente una grande sensazione. Complimenti, grazie. In questo filone io mi inserisco molto brevemente per raccontare anche quello che oltre al video di Valeria abbiamo fatto quest'anno. Quest'anno abbiamo fatto un grande progetto, devo dare atto a chi mi ha aiutato a farlo, che è stato veramente un lavoro importante e si è chiamato Passi nella Storia. Passi nella Storia che passi di chi cammina, passi alpini. Ecco, i passi che ragazzi sono di andare avanti. Siamo presi dei passi dei Romani, passi di Napoleone, passi dei Turchi, passi, non so, passi della fede, passi degli immigranti, passi fino ad arrivare al passi della rotta balcanica, che adesso è tutto dentro lì. Ecco, questo l'abbiamo fatto con un partnership con la GESCI, che sono gli scout. Abbiamo fatto nove conferenze, Skype, ne abbiamo fatto 30 uscite, abbiamo partecipato addirittura alla prima conferenza, alla prima serata che era sulla sicurezza in montagna, hanno partecipato da tutta Italia quasi 600 capi scout, quasi 250 capi scout, scusate, alle uscite quasi 600 scout con i loro capi, è stata un'esperienza veramente positiva. Positiva perché è stato un modo per mettere a disposizione le nostre competenze alpinistiche, mettere a confronto con le loro competenze educative. Ci sono nostri istruttori e accompagnatori che hanno accettato un po' di scetticismo in questa avventura, perché ovviamente è sempre stato un occhio di superiorità da parte della SAF verso lo scautismo e un occhio di sfida. Di diffidenza quando si autismo verso noi alpinisti, a parte quando andiamo andate fuori con solo alpino che si fica delle cose più incredibili. E questo è stato un po', ecco. E devo dire che alla fine invece questa diffidenza si è trasformata in un bel rapporto ci siamo creato fra chi ha lavorato di noi per loro e di loro con noi. Ecco. Quindi parlo di 30 uscite, insomma, non è proprio una cosa facile da organizzare. Comunque molto bene, perché io credo che il capitale umano sia la cosa a cui dobbiamo puntare in maniera determinata, perché non siamo una società di volontariato, non dobbiamo rispondere di un tornaconto, dobbiamo semplicemente, secondo il nostro primo articolo dello statuto, andare in montagna, insegnare andare in montagna e far innamorare le persone della montagna. E se non lo facciamo con i giovani è facile farlo con voi.
ecco, dobbiamo tentare di andare da quella parte. Questo, e questo progetto è stato proprio lo sforzo fatto dalla SAF in questo senso quest'anno per cominciare. Ecco, volevo soltanto inquadrare. Adesso prendo la premiazione dei 50 anni. Questo è un momento importante perché i 75 anni li hanno fatti in pochi. E abbiamo Navarone Marco. Eccolo qua. Marco Navarone. Non c'è. No, è vero. Sono Navarone. Era una Navarone, ma non era due la Navarone. Cos'è la Navarone? Due. Vai. Picco Giancarlo. Sì. Eccolo. Grazie.